tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio qui su Dragon Ball Z Kakarot. Io sono sempre il vostro Dark Ghost e oggi finalmente iniziamo la saga di Majin Buu. Ma prima un piccolo recap: sono passati anni dalla battaglia con Cell. Infatti, se vi siete persi lo scorso episodio, ve lo lascio qui sopra. Adesso Gohan ha 16 anni e si è iscritto al liceo di Satan City. Nel liceo di Satan City c'è anche tanta criminalità, quindi lui in Super Saiyan cerca di proteggere un pochettino la città. Però si sente poi appunto di crearsi una sua identità per essere più tranquillo, ovviamente. E quindi si fa fare una tuta da Bulma e nasce Great Saiyaman. Con tutti i suoi balletti, lo sapete. E solo che viene scoperto dalla sua compagna di classe, Videl. Videl che si scopre che è la figlia di Mr. Satan. La figlia di Mr. Satan gli dice: io guarda, io so la tua identità segreta, però non la dico a nessuno. A patto che tu nel prossimo torneo di arti marziali, perché anche lei gli piacciono le arti marziali e anche lei protegge la città di Satan City, gli dice di iscriversi al prossimo torneo di arti marziali. E poi da lì si sa la bellissima notizia che anche Goku parteciperà al torneo mondiale di arti marziali. E adesso con questo piccolo recap, adesso andiamo avanti! Eccoci qua. Ah, eccoli! Gohan, ce n'hai messo di tempo! Scusate. Certo che c'è parecchia gente, vero? Già, uff, che fastidio! Spettatori. C'è Mr. Satan! È arrivato Mr. Satan! Mr. Satan, quindi il salvatore della Terra è arrivato. Benvenuti, fan di tutto il mondo. Siete pronti? Satan, Satan, Satan. Però è davvero popolare. Eccolo. C'è Piccolo. Piccolo, hai visto mio padre? No, non ancora, Gohan, no. Ma tu pensi di partecipare con quel costume, Gohan? Che sarà successo a Goku? Magari è già in sala d'attesa. Non è da lui. Ciao! Gli intrighi del malvagio Babidi. Goku! Ehi là! Wow, siete cambiati parecchio, ragazzi. State tutti bene, eh? Goku! Bentornato! Che scena questa. Goku! Goku! Papà! Che bella scena questa. Guarda, Goten, lui è tuo padre. Oh! È mio figlio? È proprio identico a me? Che c'è, Goten? Non essere timido. Goten, mi piace. Ricorda che puoi stare solo 24 ore.
Grazie, Baba. No, hanno tagliato l'abbraccio di Goten. Hanno tagliato l'abbraccio di Goten, vabbè. Buona fortuna a tutti voi. Ci vediamo più tardi. Cavoli! Guardate quanta gente! Sì. Attenzione a tutti i partecipanti! Stiamo per avere inizio le selezioni del torneo! Quest'anno ci sono presentati moltissimi atleti! Tuttavia, solo 16 di voi potranno partecipare alla fase finale! E dato che il campione in carica, Mr. Satan, accederà automaticamente, saranno disponibili solo 15 posti per la finale. Buona fortuna a tutti! Per stimolare il modo equo la vostra forza, per stimare useremo la Punch Machine. I 15 atleti con il punteggio più alto si qualificheranno per il torneo. Punch Machine? Che sarebbe? Ma vedi un po' tu, Krilli. Chissà se qualcuno di voi riuscirà a superare il punteggio del nostro campione, Mr. Satan. Ci aspettiamo di vedere punteggi altissimi. Diamo il via alle selezioni del torneo mondiale! Meno male che abbiamo fatto tutto quell'addestramento e ce l'abbiamo tutto quell'addestramento ce l'abbiamo fatta. Non che ci fossero dubbi. Eccoli qua. Eccoli qua. Piacere. Lei è il signor Goku, non è vero? Come fai a conoscermi? Ho sentito molto parlare di lei. Posso stringerle la mano? Certo! Piacere mio! Proprio così. Ha uno spirito davvero puro. Allora ci vediamo. Goku, chi era quello? Ma chi era? Chi era? Non lo conosco, però ho la sensazione che per noi non sarà così facile vincere questo torneo dopo tutto. Sembrano tutti scarsi a parte quei due. Chi diavolo sono? Hanno un'aria strana, come se fossero più forti di quanto dovrebbero essere. Yamos Popovic. Così ha inizio la fase finale del torneo mondiale. Molti dei Guerrieri Z vengono abbinati ad altri lottatori. Ma Goku e Vegeta si scontrano nel sesto incontro del primo turno. Krillin apre le danze, liquidando in fretta il suo avversario nel primo incontro. Nel secondo combattimento, Piccolo si ritrova di fronte al maestro Shin. Tuttavia, non riesco a capire. Come mai non voglio combattere contro di lui? Come mai? Chi? Chi diavolo può essere? Lo saprà fra poco. Ora divertiamoci con la gara. Mi dispiace. Devo ritirarmi. Vuole ritirarsi? Non vuole combattere? Proprio così. Già! Una volta quello era il guardiano della terra. Avrà capito chi sono. Bene, allora procediamo col terzo incontro. Il prossimo incontro vedrà Videl affrontare Spopovic. E qui. Mi corregga o sbaglio. Ma lei non è. Cosa? Lei non sarà mica il grande Recaio. Il gran maestro.
No, si sbaglia. Lui è Kaioshin. Kaioshin? Non lo dica a nessuno per ora, non voglio che gli altri sappiano la mia identità. Quindi non è il grande Rekkaio, il capo di tutti i Rekkaio, il Gran Maestro. Ho sentito dire che esiste anche un dio di tutti i Rekkaio, allora è proprio lui, è proprio lui, è proprio lui. Che succede, Junior? Quel tizio ti ha detto qualcosa? Se vuoi ci vado a parlare io. No, non farlo, no, non farlo, non farlo. Non dirgli assolutamente nulla, ti prego, ti prego. Goku che difende Junior, protettivo. Eh? Nel frattempo, Videl stava affrontando il Nerboruto di Spopovic. Nonostante la sua abilità fosse nettamente superiore, la ragazza fu sopraffatta dalla disumana forza fisica di Spopovic. Credo che quel tizio abbia ottenuto una forza molto superiore alle sue vere capacità, ma non riesco a capire il perché. Maledetto! Hai fatto abbastanza! Ora arrenditi! Videl, arrenditi, ti prego! No, non voglio arrendermi. Basta così, ora basta! Madonna ragazzi, Madonna! Cerca di calmarti, Gohan! No! Basta con i giochi, Spopovic! Non è questo il nostro compito! Falla finita e vinci l'incontro! Sì! Fuori campo! Ha vinto Spopovic! Videl! Spopovic! Me la pagherai molto cara, non ti perdonerò! Chiamiamo una barella! No, la porto io. Battilo, batti quel... Certo, se vinco la mia prossima gara, l'incontro successivo sarà contro di lui. Gohan, ho qui Senzu, i fagioli magici. Meno male. Videl, prova a mangiare questo fagiolo, fidati di me. Se lo dici tu, magari mangiandolo succederà un miracolo, vero? Già. Ora dovresti stare bene, ma sarà meglio che ti riposi ancora un po'. Grazie, Gohan. Ora vado, mi stanno aspettando. I fagioli magici. Sono guarita completamente! Metticela tutta, Gohan!
Oh, qua adesso, ragazzi. L'avversario di Gohan nel quarto incontro, ora il misterioso Kibit. Trasformati in Super Saiyan. Voglio sapere se sarai davvero d'aiuto. Eh? Come fa a conoscere i Super Saiyan? E cosa intende con aiuto? Lo saprai fra pochissimo. Ma voglio vedere la potenza di un Super Saiyan. Cosa? Non posso trasformarmi in Super Saiyan davanti agli occhi di tutti. Non riesco a capire di cosa stanno parlando. Ha chiesto a Gohan di trasformarsi in Super Saiyan. Gohan! Junior! Ehi, piccolo, allora tu sai cosa intende fare? Non lo so di preciso. Non lo so di preciso, ma non lo so di preciso, non lo so, non lo so. Mi dispiace molto, ma ci vediamo costretti ad approfittare del signor Gohan. E devo anche chiedervi di non intervenire assolutamente, qualsiasi cosa accada. Promettetemelo, vi prego. Cosa? Cosa significa? Non posso accettare la richiesta di uno sconosciuto. Dici chi sei, ora! Lui è Kaioshin. È il dio di tutti i Rekkaio. È il dio di tutti i Rekkaio, Ah, Rekkaio me ne aveva parlato. Kaioshin, ma allora sei tu il dio Kaio. Cioè, è una gerarchia sopra i Rekkaio, praticamente. Posso fare di più? Vuole che le mostri una trasformazione superiore a quella del Super Saiyan? Cosa? Esiste qualcosa di più potente? Il Super Saiyan di secondo livello. Che energia incredibile! È lui il nostro uomo! Si è trasformato, Gon si è trasformato, non è possibile! Dobbiamo prendere quell'energia, tienilo stretto, Spopovic! Sì! Chi diavolo siete? E gli assorbono l'energia. Bene, abbiamo assorbito abbastanza energia. Iniziamo! Aspettate ancora, non muovetevi. Non preoccupatevi per Gohan, Kibit lo curerà immediatamente. Adesso inseguirò di nascosto quei due. Se volete, potete venire con me. Sarete di grande aiuto. Che facciamo, Goku? Io vado con lui. Nonostante le sue capacità, Kaioshin vuole il nostro aiuto. E io voglio sapere cosa c'è dietro a tutto questo. Allora vengo anch'io. Non puoi andare, Kakarot! Ti sei dimenticato del nostro incontro? Ma Vegeta, dai, non mi sembra il momento. Non fare finto tonto. A me non mi interessa nulla di quel Kaioshin. L'unica cosa che conta per me è chiudere i conti con te una volta per tutte. Sto partecipando a questo assurdo torneo solo per batterti. E va bene. Più tardi ci batteremo. Non mi importa chi sia il torneo. Maledetto, non hai detto che non puoi restare qui, cioè, solo per un giorno? Allora vieni con noi anche tu. Ci battiamo là. Sì, andiamo. Mi raccomando, prenditi cura di Gohan.
Non preoccuparti, non appena si sarà ripreso vi raggiungerò anch'io. Io sono sicuro che lo fa. Che. Sono sicuro che ce la farà. Maledetto! Allora siete venuti. Meno male. Senza la vostra forza non avrei potuto vincere. Vincere contro quei due? No, quelli sono solo delle pedine. Di un mago molto astuto. Un mago. Mago. Molto tempo fa, mentre gli esseri umani iniziavano a camminare sulle due gambe, ai confini dello spazio c'era un mago malvagio di nome Bibidi. Un giorno questo mago creò per caso un terribile mostro. Un Majin potentissimo chiamato Bu. In pochi anni annientò centinaia di pianeti. Il potere di Majin Buu era così grande che neppure il suo creatore poteva controllarlo. Per questo Bibidi fu costretto a sigillarlo temporaneamente. Io riuscii a cogliere quell'occasione per uccidere Bibidi, ma ciò non sapevo che Bibidi aveva un figlio. Si chiama Babidi e ha lo stesso animo perverso del padre. Ecco fatto. Ora stai bene, Gohan? Ah, sì, è vero. Vieni con me, ti rivelerò tutto. Posso venire anch'io? Ho ancora molte cose da chiederti, ti prego. Mi prometti di tornare indietro in caso di pericolo? Ok. Va bene, allora andiamo. Majin Buu, capisco. Ma allora, per quale motivo Spopovic e Yamu sono venuti al torneo? Sembra che per risvegliare Majin Buu serva una grande quantità di energia pura. Quei due sono stati inviati al torneo per raccoglierla. E questa velocità non li raggiungeremo mai, dobbiamo accelerare. Io non posso andare più veloce di così. È meglio che tu torni indietro, la cosa sembra molto più pericolosa del previsto. E non avere altra scelta, mi dispiace. Almeno non. Almeno ho capito finalmente una cosa: non è stato mio padre a sconfiggere Cell. Siete stati voi, non è vero? Beh, ecco. Non dire altro. A dire il vero, anch'io avevo dei dubbi. Finalmente ho scoperto il mistero. In bocca al lupo, Gohan! Sconfiggi il mago Babidi e salva la Terra. Sì? Torna sano e salvo, Gohan! Quando torni, usciamo insieme. Sei pronto? Dobbiamo raggiungere Kyoshin e gli altri. Sì, scusa se ti ho fatto aspettare. Eccoci qua. Chissà com'è fatto questo Babidi. Laggiù c'è qualcuno. Quello sarebbe Babidi? No. No, non è lui. Sta uscendo qualcuno.
Darbula, quel maledetto Babidi, ha dalla sua parte perfino il re degli inferi. Eh? Darbula? Chi sarebbe quello alto? Sì, cioè, sarebbe quello alto? Sì. Quindi quel piccoletto sarebbe il mago Babidi. Esatto. Non ha alcuna forza combattiva, ma sa usare molte magie pericolose. La sua magia più terribile gli permette di controllare le persone usando la malvagità e l'avidità nel loro cuore. Per questo solo chi, come noi, ha un cuore puro può combattere contro di lui. Ma guarda, avete fatto il pieno di energia! Siete stati bravi, tra poco Majin Buu potrà svegliarsi! E con questo il vostro compito è concluso! Poi, poi! Agli ordini! Tac! Boh, non servivano più. Posto. Dunque, Darbula! Come previsto, Yamu e il suo amico hanno portato qui anche degli ospiti! E tra loro c'è anche Kaioshin, quello che ha ucciso mio padre. Anche se non dobbiamo usare l'energia di Kaioshin e Kibit, ci sono altri tre che hanno un'energia meravigliosa. Uccidi tutti tranne quei tre e rientra così li attireremo dentro l'astronave. Assorbiremo la loro energia. Capisco. Ah, lascia vivo Kaioshin. A lui penserò personalmente più tardi. Come desidera, padron Babidi. Non deludermi, Sì, signore. Sì. Dunque, cominciamo a sputacchiare. Fa un po'. Kibit! No! Ecco, appunto. Pu! Accidenti. Ah! Kirin, piccolo! Non toccateli, sono stati trasformati in pietra. L'unico modo per farli tornare normali è uccidere Darbula. Tutto qui? Allora è facile. Andatevene via, nessuno può fermare il nobile Babidi. Andiamo! Dove vai, Vegeta? Va bene, ragazzi, io direi che questo episodio può terminare qui perché poi giustamente entreremo dentro la navicella di Babidi e ci saranno dei bellissimi scontri. Io vi ricordo di lasciare tanti tanti like per questo episodio, per farmi vedere di finire la saga di Majin Buu e poi forse andare oltre. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video dei miei colleghi del Delta Channel e della mia serie di Kakarot. E io con questo vi saluto. Ciao! I'm gonna love you. Perfect.